Un primo maggio che a fianco alla festa ci metterà una grande riflessione, anche perché il contesto è problematico. Siamo in una situazione in cui già si capisce che la linea tendenziale, che prevede peraltro un rallentamento chiaro della crescita che ci mette in grave preoccupazione, ancora non vede una visione del futuro legata allo sviluppo e alla crescita vera del Paese, che non può essere altro che attraverso il lavoro, attraverso gli investimenti. Continuiamo a ragionare su un piano che va diametralmente in opposizione a quelle che sono le linee vere del rilancio del Paese. E quindi questo ci mette nella condizione di pensare a un primo maggio in cui manifesteremo ancora una volta le criticità che sono presenti nel piano d'azione del governo. È chiaro che per noi non si contrasta solo, si propone. Per noi l'azione di un sindacato è quella di dire: se c'è qualcosa che non va, noi siamo per proporre, e questo sarà ancora un primo maggio di proposte. La prima proposta è: stiamo in Europa, stiamo in un'Europa che lavora su un ragionamento che pensa alla crescita, al lavoro, che pensa allo Stato sociale, che pensa ai diritti. Questa è la chiave della nostra Europa e questa è la chiave della nostra Europa del primo maggio.